vediamo se siete preparati. È lui o non è lui? Certo. Sono preparati. Hanno studiato. Allora, passa il microfono. Sì, sì, allora, Ezio, proprio in due parole, ci racconti come sei arrivato al mondo dello spettacolo? Non lo so ancora adesso, onestamente, credo che mi porta. No, è una cosa che c'hai finché, quando sei piccolo. Io andavo da ragazzino, guardavo in televisione, vedevo ovviamente Mike Buongiorno, ma lo vedevo perché mi faceva ridere, non perché mi piacessero i quiz. Ma soprattutto impazzivo in televisione se vedevo i film di Totò o se li vedevo al cinema. C'era un cinema, si chiamava Cinema Micheletti, e Totò e Peppino, e in televisione Raimondo Vianello, che adoravo. E dopodiché ho iniziato a fare le prime serate di cabaret. Quando ero proprio agli inizi, avevo 18-19 anni, incontro in una serata di fine anno a Novara, teatro, una nebbia che, cioè, a confronto oggi, qui era Ferragosto col sole, era una giornata bellissima, e abbiamo fatto una serata insieme, mi ricordo, c'erano i gatti, io facevo la prima parte e loro la seconda parte. E dopodiché sono arrivate le occasioni, ho fatto Rai, La Sberla e Tutto Compreso, poi è arrivata l'occasione di Drive-In e con Drive-In è esploso tutto. Io facevo... Drive-In è proprio un simbolo degli anni 80. Beh, è uno dei simboli degli anni 80, perché è stata la trasmissione che ha cambiato un po' i connotati del varietà televisivo. Prima varietà televisivo entrava Corrado, parlava 20 minuti, poi chiamava la Raffaella Carrà che ballava 40 minuti, poi usciva un balletto, ne facevano altri 50, c'erano dei tempi molto dilatati. E invece con Drive-In andavamo al ritmo della pubblicità, perché lavoravamo in una TV privata che viveva di pubblicità, e quindi per difendere, fra virgolette, la pubblicità dovevamo avere anche noi un grande ritmo. E Drive-In fu un successo pazzesco, la gente tornava a casa per vedere Drive-In, e fu epocale. Partimmo, se non ero, di martedì, poi finimmo di domenica. E a un certo punto, un giorno, mi squilla il telefono, mi chiama un signore che si chiama Enrico Vanzina e mi dice: dovresti venire a Roma perché io e mio fratello Carlo ti dobbiamo fare una proposta. Scendo a Roma, arrivo al Grand Hotel, mi aspettano Carlo ed Enrico. Roba seria, eh? Roba seria. Arrivo. Non pizzichi. No, no, perché venivano dai successi che hai appena raccontato assieme a Jerry. E mi dicono: vogliamo fare questo film sugli Yuppies, questo film su questo mondo dei manager rampanti. Ci sono quattro protagonisti, e quindi mi dice: ci sono Jerry Galà, c'è Boldi, c'è De Sica, e se ti fa piacere ci sei anche tu. Io ho detto: datemi la penna, prima firmo e poi casomai guardiamo le clausole contrattuali. Enrico mi disse: sono quattro episodi, vuoi che ti raccontiamo prima il tuo? Dico: no, voglio sentire prima gli altri tre. Mi sono fatto raccontare gli altri tre episodi. Insomma, e lì è partita questa storia meravigliosa che mi ha portato a fare Yuppies, Yuppies 2, Monte Carlo Gran Casinò, tanti film televisivi. Abbiamo fatto anni 50. Abbiamo fatto anni 60 insieme. Anni 50, che era bellissimo, che faceva questo maresciallo che andava a Capri, che era stupendo. Lo adoravo. Arturo Colombo. Arturo Colombo, poi abbiamo fatto anni 60, ma soprattutto abbiamo fatto un film che è stato forse uno dei film più divertenti da fare per me e anche per mio fratello, che si chiama Selvaggi.